Buongiorno a tutti, io sono stato pietoso perché sono sveglia da circa, boh, un'oretta più o meno. Ieri non riuscivo a dormire, quindi mi sono addormentata che erano le 4:30 e come vedete faccio paura per la pietà più del solito. Niente, oggi vi volevo chiedere cosa ne pensate dei cani. Dopo cusce? Dopo tutto quello che è successo di nuovo a Genova, no? Io giuro, e dico giuro, che non voglio mai più sentire qualcuno che dica con cattiveria, perché poi la rabbia del momento sei un cane, quando sei stanco, cosa, no? Che rompi balle, sti peli, babà. Ma la prima volta che sento di nuovo una persona dire cani di merda, sti cazzo di cani, e i peli, e sbavano, e caccano. A parte che se caccano in giro la colpa non è dei cani ma dei padroni. E i maleducati sono i padroni ma non i cani, perché i cani restano comunque cani e se sapessero, secondo me se potessero parlare ci insulterebbero anche, no? Se loro cagano in giro e noi non raccogliamo. Però vabbè. Si avvelenano i cani danno fastidio. Danno fastidio a tutti, però ad Amatrice mi sembra che è andato tutt'altro che fastidio. Adesso c'è stato di nuovo il problema di Genova. Mi sembra che i primi che hanno usato per cercare le persone non sono gli uomini, ma sono i cani. Quindi, tra l'essere umano e il cane, non so chi chiamare bestia. Ho paura di offendere il cane, sinceramente. Tutti che ce l'hanno a morte con i cani, e i cani non possono andare in spiaggia, e i cani non possono entrare nei ristoranti, e i cani qua, e i cani là. Allora, io quando ho avuto problemi, quando avevo rifugio, chi ha rotto e ha sporcato non è stato il cane, ma è stato il padrone. Chi è maleducato è il cane, non è il padrone. Adesso partono di nuovo a manetta, ammazzano i cani. Polpette avvelenate. Io spero che a queste persone, sarò cattivo, ma non me ne frega un cazzo, succeda qualcosa di brutto, non che debbano morire, però che magari debbano essere salvati da un cane. Poi voglio vedere, poi voglio proprio vedere se hanno ancora il coraggio di fare bocconi avvelenati, di discriminare i cani. Io sono appena stata in vacanza. L'immondizia che ho visto in giro, nelle spiagge, non avevano mica buttato i cani. Le avevano buttate le bestie a due gambe. Le mamme, quelle che dovrebbero darti un minimo di educazione e spiegarti come funziona un attimino la vita e le regole di civiltà, fanno pisciare i bambini in spiaggia con i bagni a 10 metri. Però se lo fa il cane, i cani sporcano. Ah, invece tu mamma che fai fare la pipì a tuo figlio in spiaggia, tuo bambino non sporca? Tuo bambino acqua distillata fa. Però è sempre colpa dei cani. Ma quando succedono gli incidenti, sono gli unici poveri cretini che, nonostante noi li abbandoniamo, li maltrattiamo, gliene diciamo di ogni, li avveleniamo, ci vengono a salvare il culo. Quindi, invece di fare tanta ipocrisia mettendo tutti sti cazzo di fiocchetti neri per quella disgrazia che è successa a Genova, e fare della falsa ipocrisia perché tanto fra 10 giorni non ve ne ricordate più, anzi, secondo me ha fatto scalpore quella mezz'ora poi. Non ve ne è più fregato niente perché comunque l'ho già detto di una live, il tuo culo è salvo, non sei tu che sei morto. E poi fa notizie adesso, fa figo, fa views, fa che cacchio ne so io. E poi ce ne dimentichiamo tutti però, no? I cani no, i cani erano lì a salvarci il culo con grossi rischi perché oltretutto quel mio amico che vi ho detto che è andato giù col cane ha detto che era pericolosissimo per i cani perché non era come
ad Amatrice che c'erano solo pietre, lì era pieno di ferri, di spunzoni e di cose che rischiavano di ferire il cane. Però quei poveri cani che maltrattiamo tutti i momenti, che gli facciamo le peggio cose, nonostante i pericoli, erano lì per cercare di salvarci il culo. Quindi a me, a chi mi viene a dire cani qua, cioè io ve lo dico, se qua sotto pensate di scrivere qualcosa di brutto sugli animali, io vi blocco, non ci penso né uno né due. E niente, fatemi sapere appunto cosa ne pensate di quelle brave persone che criticano tanto gli animali, poi quando si giocano le chiappette si ricordano che gli animali esistono. Io vi auguro una buona giornata e provo a fare qualcosa, o magari anche no. Ciao!